con il mister del Pisa Luca D'Angelo, dopo la quarta vittoria consecutiva del suo Pisa, 3-1, sbancata anche Vicenza, è un momento che vorremmo non finisse mai. Eh sì, quello è l'augurio che possiamo fare a tutti noi. Però, come avevo previsto, è stata una partita molto, molto dura, perché il Vicenza, a parte che è una buonissima squadra e che ha un bellissimo impianto di gioco, mister De Carlo ha confermato di essere molto, molto bravo, molto. Lo dico non perché ho vinto, ma l'ho detto anche prima della partita, e lo dimostra anche la carriera che ha. E soprattutto nei primi 20 minuti del secondo tempo è stata una partita in cui il Vicenza spingeva molto. Noi siamo stati bravi a tenere, e poi negli ultimi 25 minuti invece abbiamo preso la partita in mano e alla fine abbiamo vinto in maniera meritata. Senti, una prova di maturità è stata anche aver ribaltato, perché essere passati in svantaggio poteva complicare ulteriormente le cose. Sì, tra l'altro credo anche in maniera immeritata, perché il primo tempo la partita la stavamo facendo noi, nessuna delle due squadre aveva grandi opportunità, però diciamo che noi eravamo un po' più pericolosi e avevamo in mano il pallino della partita. È arrivato questo gol di Proia, tra l'altro molto bello, perché la nostra squadra era posizionata nella maniera giusta, lui è stato bravissimo, lui è arrivato in corsa, noi eravamo fermi, un po' più fermi, ha fatto un gran gol, però la squadra ha reagito immediatamente. Se non sbaglio, un minuto dopo il loro gol abbiamo già avuto un'occasione con Gugger e poi dopo pochi minuti abbiamo pareggiato. Senti, sono cambiati gli interpreti, però ancora una volta i tuoi giocatori entrati dalla panchina hanno fatto la differenza. Sì, ma siamo stati bravi, credo, con tutti gli effettivi, tutti quelli che hanno giocato, perché, ripeto, era una partita molto, molto dura, molto tosta anche a livello mentale. Anche il pubblico di Vicenza ha dato una grossa mano alla sua squadra, incitandola. E dunque non era facile per noi. Siamo stati sostenuti da splendidi nostri tifosi che ci hanno fatto sentire il loro calore per tutta la partita. E vedevo i nostri difensori molto, molto concentrati anche sotto la nostra curva. E sicuramente il fatto di sentirsi quasi protetti fisicamente dai ragazzi della curva è molto importante per la nostra squadra. Senti, poco tempo per godersi questa vittoria, perché fra 72 ore un'altra partita contro il Monza. Pisa che arriva da capolista a questa sfida. Sì, è una partita che definire complicata penso sia la giusta parola. Però abbiamo così la forza mentale e calcistica, insieme alla nostra gente, di riuscire a vincere anche martedì. Idrissa Touré, four match, four win for Pisa. Yeah, I think this game today was really an important game for us, for the confidence, for the mentality, for the motivation to go on, to keep going, to looking forward. We knew today it will be really a difficult game against Vicenza, especially because the situation of them. So we knew already they will come with 100% with motivation, try to kill us. But today we were good against them, against the ball, with the ball. We were focused, we were concentrated. For okay, the 1-0, there are some things what we have to improve, but how we came back was phenomenal, and happy for the team, happy for the club, happy for myself, for my first goal finally. And yes, I hope we keep going like this. Last Wednesday during our press conference, you have a promise, the first goal, and today, yeah, had a headshot and Pisa 1-1. Yeah, I knew today I will score. I don't know why, but I had this feeling, especially in the moment when Robbie was on the outside and I knew he will cross the ball now, and we all know that Robbie has a good right foot to cross. So my focus was not the ball will arrive, my focus was only when the ball arrived, try to hit them in the perfect point. God thanks, it worked like this, and happy for my first goal for this club. It is a last question. On Tuesday, another match, another very difficult match against Monza. Yeah, another match. Every game was a difficult match for us. Every game we have to look like it's the final match. We are now first place. We have to keep this place. We have to
show them that that's not luck that we are where we are now. That's all the quality what we have against the ball, with the ball, all the players, and Tuesday we will show them again a super show. Samuele Birindelli, parlavamo poco fa con Mr. D'Angelo, che sono stati decisivi, forse, anzi, senza il forse, i giocatori entrati in campo, come è stato anche con la Ternana o come in altre partite? Oggi è stata... il tuo gol ha spianato la strada al Pisa. Beh, come in tutti questi anni, da quando c'è il mister, comunque il gruppo è sempre stato la nostra forza, quindi poi quest'anno siamo tutti giovani e questo aiuta, perché comunque... anche nello spogliatoio, nella vita poi al di fuori dal campo ci vediamo di più, condividiamo più le stesse cose. E quindi questo secondo me fa la differenza e si è visto in queste partite. Senti, il Pisa non era in testa alla classifica da solo in Serie B dal 2007. All'epoca eri un bambino che veniva allo stadio, quindi è passato tanto tempo e forse per te è un modo per godersi ancora di più questo momento. Eh sì, quegli anni lì c'era Ventura, se non sbaglio. E... mi ricordo, lo stadio era sempre pieno. E ora siamo sull'orlo dell'entusiasmo, sull'onda dell'entusiasmo. E niente, ci stiamo godendo questo momento e cerchiamo di portarlo il più avanti possibile. Martedì arriva il Monza, però, che farà di tutto per fermare questa nostra corsa. Beh, sappiamo che ci sono squadre che hanno nomi importanti, e come non solo il Monza, poi sarà anche il Parma. Comunque. Noi sappiamo il valore di ognuno di noi, del nostro gruppo, della nostra rosa, e abbiamo, come si dice, rispetto per tutti ma paura di nessuno. Ce la giocheremo come abbiamo giocato queste partite e come giocheremo le prossime a viso aperto. Senti, l'ultima domanda. Purtroppo il gol è segnato dalla curva sbagliata, però è stato bello tornare al gol con i tifosi e sentire il boato della nostra gente. Sì, quello è vero. Infatti ero partito per andare a esultare sotto il settore ospiti, ma mi hanno bloccato prima, anche perché cioè, non credo solo a me, ma un po' a tutti ci sono mancati un sacco. Poi, ripeto, a Pisa cioè, la curva penso sia una cosa stupenda. I tifosi in casa purtroppo si sono messi d'accordo che non entrano, e dispiace, però comunque ci sostengono sempre. Giuseppe Mastino, arriva un gol molto bellissimo, quello che chiude la partita, lo sigli te, entrando dalla panchina, una giornata da ricordare. Sì, sicuramente è stato un bel gol, la conclusione di una partita condotta bene, sofferta come tutte quelle dall'inizio dell'anno, l'abbiamo dimostrato ancora oggi, che siamo una squadra che sa soffrire, se non sbaglio siamo la squadra che ha fatto più gol con i subentrati, quindi questo è un dato che deve far capire la coesione di questa squadra, di questo gruppo che si allena al 100% ogni giorno per farsi trovare pronto quando è chiamato in causa, quindi bene, bene così. Quattro partite, quattro vittorie, adesso tutti gli occhi sono puntati su di noi, però il difficile viene proprio adesso. Sì, confermarsi è sempre, sempre più difficile. È un discorso che già dalla scorsa ci è stato fatto, tutti avevano gli occhi puntati su di noi, adesso ancora di più. Non penso che cambierà niente dal nostro punto di vista come approccio, come intensità durante la settimana, quindi bisogna soltanto continuare con questo spirito e basta. Tra l'altro c'è poco tempo per prepararsi alla prossima sfida, martedì all'Arena arriva il Monza. Monza non ha sicuramente bisogno di presentazioni, noi forse è anche un bene che arrivi subito, ci faremo trovare pronti sicuramente. Ultima cosa Giuseppe, un gol così vale una dedica, per chi è? Ma per mia moglie, anzi la mia fidanzata e mio figlio, tutta la mia famiglia che mi sostiene, il mio cagnolino che sta poco bene, quindi ci sta. Ti ringrazio.